è un incontro molto importante, molto costruttivo, perché chiaramente sulla ZES la Regione Abruzzo scommette tanto, soprattutto perché questo è un momento particolarmente delicato dal punto di vista economico. Abbiamo due elementi da tenere presente: uno è quello che sta causando questa pandemia, e con tutti i problemi di natura economica che si stanno sviluppando e che si potrebbero sviluppare; l'altro è invece il momento storico in cui ci troviamo. Abbiamo di fronte una potenzialità enorme di risorse che ci vengono dal fatto che siamo a fine di un periodo pluriennale dove ci sono assegnati fondi, quindi è finita la stagione 14-20, ci accingiamo alla 21-27, quindi abbiamo fondi nazionali, fondi europei, a cui si aggiunge il recovery fund. Quindi dobbiamo capire come intercettare questi fondi e soprattutto verso quale sviluppo indirizzarlo. C'è questa occasione che la ZES, su cui purtroppo il ritardo accumulato dal governo precedente è tanto, lo abbiamo recuperato, e ci auguriamo che a presto arrivi finalmente dal governo nazionale la definizione con la nomina del commissario, e quindi poter calare un altro strumento a favore del sistema industriale, del sistema manufatturiero, che è importante per l'Abruzzo, calarlo sul campo e dare delle risposte. Avere l'autorità portuale, l'autorità di sistema, che fa parte, è una parte essenziale della ZES, a nostra disposizione, che ha già sta lavorando su questo sistema, credo che sia stato un altro passaggio essenziale.